Roberto Villa, pre-sales manager per Audio Effetti. In occasione dell'ISE 2022 di Barcellona abbiamo incontrato il nostro amico e partner storico Fabio Prada, Sales and Marketing Director per Area 4 Industries. Abbiamo colto l'occasione di questo incontro per farci illustrare direttamente da lui il funzionamento dei nuovi sistemi per il controllo motori. Quindi lascio direttamente a lui la parola. Buongiorno, sono Fabio Prada, Sales and Marketing Director di Area 4 Industries. Ci troviamo a ISE, Barcellona. Nello stand Area 4 Industries presentiamo varie novità. Quella che vi andrò a spiegare adesso riguarda il brand Exe Technology. È un nuovo sistema di macchine per il sollevamento scenico. Si parla sempre di paranchi a catena. La novità più importante è che rispetto ad oggi, dove venivano gestiti praticamente paranchi e controller in modo anche disgiunto e separato, introduciamo un sistema di sollevamento che comprende l'unione del paranco col sistema di controllo. Questo si è reso necessario perché mentre i classici paranchi che conosciamo non hanno all'interno dei sensori, con la nuova linea abbiamo dovuto introdurre, a causa della nuova normativa europea, la 17206, un sistema di controllo di posizione, un sistema di monitoraggio del sovraccarico e sottocarico e anche dei sistemi di soft stop, di limit meccanici per evitare praticamente di perdere il controllo nel posizionamento del motore quando si arriva agli estremi della catena, sia in un senso che nell'altro. Il sistema che sto per spiegarvi si chiama XS, S sta per Smart. Quello che abbiamo fatto fondamentalmente con questo sistema, abbiamo reso possibile il controllo della velocità del motore. Attualmente le famiglie di motori sono divise in motori a velocità fissa, banalmente o a 4-8 metri al minuto, e motori a velocità variabile che possono appunto performare da 1 metro a 24 metri al minuto. Questo nuovo sistema, l'Exe Smart invece, permette di avere un motore a velocità fisse multiple selezionabili. Vi do una dimostrazione pratica per farvi capire meglio. In questo sistema di controller e motori io posso passare da 0,5 metri al minuto, come potete vedere estremamente lento, a un massimo di 10 metri al minuto. Questo è un pochettino il sogno di tutti gli operatori che si occupano di sollevamento, perché spesso e volentieri si ha a che fare con sistemi di sollevamento dove i 4 metri o sono troppo rapidi o sono troppo lenti. Qui diamo la possibilità ai rigger di poter scegliere la velocità ottimale per il tipo di installazione. Oltre a questo però, visto che le velocità multiple sono ottenibili attraverso un inverter che abbiamo inserito all'interno del motore, abbiamo anche voluto dare al motore la possibilità di gestire delle partenze praticamente lente o veloci, quindi quello che in gergo si chiama soft start e soft stop. Cosa significa? E anche qui vi do una dimostrazione pratica. Adesso abbiamo selezionato 10 metri al minuto con un'accelerazione e una decelerazione di 0,5 secondi. Io invece posso eventualmente cambiare entrando nel menu e posso praticamente dire al sistema di avere 3 secondi e mezzo di accelerazione e 3 secondi e mezzo di decelerazione. Adesso quindi, se voi vedete, faccio partire il motore a 3 secondi e mezzo di decelerazione, e quando rilascio il motore praticamente non si ferma immediatamente ma ha una sua decelerazione. In questo caso era di 0,5, posso cambiarla, posso fare anche una decelerazione di 3 secondi e mezzo, quindi riparto 3 secondi e mezzo, 10 metri, rilascio e come potete vedere il motore ha una decelerazione di 3 secondi e mezzo. Non ci siamo accontentati di fare questo, quindi fino adesso abbiamo parlato velocità multiple selezionabili, accelerazione e decelerazione regolabile. Abbiamo inserito all'interno del motore anche un encoder, quindi nuovamente adesso porterò il motore a praticamente un millimetro dal suolo.
Nel menu seleziono praticamente che attualmente il motore si trova a 1 mm. Do un'altezza che può essere 1275 mm, quindi 1,27 m. Passo in funzione automatica, quindi il sistema rileva lo zero e rileva la distanza che gli ho dato, senza definire praticamente se deve salire o scendere. Al premere del pulsante il sistema parte e si ferma in automatico quando raggiunge l'altezza praticamente selezionata, in questo caso 1275 mm. Questo è il pannello comandi dell'XS, di Exe Technology. È molto intuitivo ed estremamente semplice, non bisogna fare chissà quanti menu. Nella parte superiore ci sono praticamente la possibilità di selezionare i canali dei motori che si vogliono utilizzare. Qua si seleziona la velocità che si vuole ottenere del motore, quindi posso decidere voglio andare a 5,5 metri al minuto. In questo punto seleziono l'altezza che voglio raggiungere o comunque la posizione che voglio ottenere, e quando passo nel menu qua posso selezionare l'accelerazione e decelerazione, e ovviamente il sistema mi dà in tempo reale la posizione e con la cella di carico incorporata nel motore posso vedere anche la portata in quel momento. Qua è un esempio che mi sta facendo vedere: attenzione, tu hai selezionato il canale 4, io ho, in realtà sto leggendo soltanto i dati dal motore sul canale 1, e quindi giustamente sta lampeggiando e mi sta facendo vedere in alto a sinistra della sezione del motore che c'è qualcosa che non va. Io so che c'è qualcosa che non va perché ovviamente non ho il motore collegato, ma nel caso in cui il cavo di collegamento non riuscisse a comunicare col controller, vengo informato prima che praticamente il sistema... Infatti, se adesso banalmente volessi far partire il controller non va perché ha rilevato che c'è un'anomalia nel sistema di sollevamento. Infatti lo deselezioniamo, automaticamente si spegne. Il controller invece in questa posizione permette di scegliere o una funzione automatica, quindi do lo zero e poi devo dare soltanto l'altezza, la misura che devo raggiungere, o banalmente posso deselezionare la funzione automatica e seleziono quella manuale, e a quel punto con la semplice selezione di una freccia su o giù posso far scendere o salire il motore a mio piacimento per posizionarlo e fare quello che voglio. Nel menu c'è poi altre funzioni, basta seguirlo, come vedete comunque molto intuitivo. Ad esempio qua mi sta dicendo che i limit switch non sono inseriti, parlo dei soft e l'hard limit alto e basso. Nel caso in cui dovessi praticamente portare il motore all'altezza massima della catena, interverrebbe il limit switch. Nel caso in cui inavvertitamente invece di 12 metri gli do 120 metri e quindi il motore si muove per raggiungere 120 metri, c'è un limit meccanico all'interno del motore che blocca il motore ed evita che scarrocci fondamentalmente. Ripeto, il sistema è molto semplice, molto intuitivo, non ha bisogno di computer, viene tutto gestito su un pannello touchscreen e ha l'obiettivo di essere un'alternativa estremamente economica alla necessità a volte di fare dei sollevamenti importanti come potrebbero essere 5, 6, 7, 8 tonnellate di un Ledwall, ricorrendo a motori a velocità variabile dove la complessità e il costo del motore è maggiore rispetto a quello che potrebbero avere da questo. Grazie per il tempo che mi avete dedicato e spero di potervi incontrare presto in altre fiere di persona e bentornata a una vita normale. A presto e buon lavoro. Se vuoi avere informazioni su disponibilità e prezzi dei prodotti Area 4 Industries, non devi far altro che chiamare subito il nostro reparto commerciale a questo numero, oppure scrivere una mail a ordiniitalia@audioeffetti.it. Per avere invece informazioni tecniche, scrivi una mail a stream@audioeffetti.it e saremo lieti di risponderti. Ricordati inoltre di iscriverti al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornato. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video. Da Roberto Villa, ciao!